Ciao amici, oggi non è Natale, però visto che ho i capelli lisci mi stava questo berrettino carino. Sono qui con Gino, il cazzino, e oggi volevo... Che trash. E dai che sto facendo il video. Oggi volevo parlare di... Se ci sono le mosche a novembre, io mi preoccupo seriamente. Ho capito che le mosche vanno nella merda, però... insomma. Allora, mi era venuta la parola prima, adesso non mi viene più, ma ovviamente mi aiuterete e mi scriverete voi nei commenti la parola, no, tipo stato sociale, però quelle cose che ti si incastrano nella mente delle persone e non si scollano più, del tipo. Il nostro caro amico Herman Medrano, ciao Herman, guardando un vecchio video che feci con lui dove lo intervistai, disse, e io non lo sapevo, che era vegano. Come ben sapete, Veneti, Medrano aveva fatto la canzone con il Bullo dei Rumatera, anche cantante dei Catarall Noise, ciao Bullo, il panin ludro. Spero di non aver fatto figure da merda, aver detto robe giuste. Ok, la maggior parte della gente aveva in questi anni e ha tuttora comunque concretizzato quella canzone in quelle persone, rendendola tipo il canto, il top del Veneto, tipo l'inno, facendo sì che un Veneto deve essere così, deve mangiare così, deve far così, deve essere boarotto, bestemmiare. No, quello è uno status mentale che pensano i veneti, che stanno lì nella loro conca e che hanno paura di cambiamenti, di evolvere, di pensare che sono degli artisti e possono esprimersi come vogliono. Io, siccome ho un prosecco tatuato nel braccio, mi è stato detto molte volte che sono un'alcolizzata quando io di alcol non ne bevo più. E se io bevo un prosecco sono già alticcia, quindi... E l'alimentazione, cioè il panin ludro, Medrano è vegano, quindi è arte, ragazzi, le canzoni sono arte. Se io canto di trombate, di orge, di peni duri nelle mie canzoni, non vuol dire che sono un puttanone da combattimento, che ogni sera prendo un cazzo diverso e beata chi lo fa, vorrei farlo anch'io, ma ho il moroso al momento, quindi me ne basta uno. E se non c'è quello, che c'è il dildo. Comunque, cioè, per capire che non vogliamo dare, io no, parlo per me, non voglio dare un esempio negativo del Veneto, ma anzi un messaggio positivo. Che la gente si può esprimere come vuole, poi sta alla gente capire se lo dice ironicamente, scherzando, il sottofondo che c'è in tutto questo, il messaggio nascosto che c'è nell'arte, chi guarda un quadro, per alcuni può essere un pezzo di tela con degli scarabocci sopra, per altri possono essere incantati da questo quadro, vederci un universo dentro, rivedere se stessi dentro questo quadro. Boh, questo era il mio pensiero. Basta, vi invito ad iscrivervi al mio canale, ho anche altri canali. Seguitemi su Instagram, non so quando caricherò questo video per dire Buon Natale, che è una festa che io odio, cioè non frego proprio un cazzo. Presto, però mi tiene caldo la testa. Quindi niente, questo era il mio pensiero, ditemi cosa ne pensate anche voi. Ciao!